presso dell'azienda agricola Fornacella in Montalcino, gestita familiarmente. Adesso c'è mio figlio con mio marito, io che faccio un po', io dico sempre da tappabuchi, perché vado lì dove c'è bisogno. È una piccolissima azienda, quindi abbiamo 2,5 ettari di vigneti iscritti a Brunello di Montalcino. Brunello quindi sangiovese in purezza. Noi abbiamo da sempre l'abitudine di lavorare in maniera biologica, come facevano i genitori di mio marito, i nonni, quindi utilizziamo solamente prodotti biologici, concimi di stalla in vigna, e per quanto riguarda la vegetazione solamente prodotti rame, zolfo, o se ci sono stati, quando ci sono stati attacchi di insetti, abbiamo fatto degli infusi di ortiche anziché andare a utilizzare prodotti chimici, quindi per il ragnetto. Essendo quindi produttori di Brunello, abbiamo una resa produttiva ad ettaro molto bassa, massimo sono 70 quintali di uva ad ettaro. Il nostro rosso di Montalcino proviene per declassamento di una parte delle uve atte quindi a divenire Brunello di Montalcino. Siccome il Brunello può essere commercializzato dopo 5 anni dalla vendemmia, mentre invece il rosso lo possiamo commercializzare dal settembre successivo alla vendemmia, in questo modo, specialmente i primi anni in cui avevamo messo quindi i vini ad invecchiamento, con il rosso siamo riusciti a poter commercializzarlo prima, quindi a poter avere 2 soldini per poter comprare le botti per l'anno successivo e via via. E quindi siamo partiti quindi negli anni 90, nel 1991, le prime bottiglie di Brunello, che erano 1400, e adesso siamo arrivati, vabbè, dipende un po' dalle annate, quindi massimo 5000 bottiglie di Brunello, mentre invece di rosso in genere la nostra produzione va tra le 7000-8000 bottiglie. Annate in cui abbiamo l'uve a sufficienza, diciamo, mettiamo la botte atta a divenire Brunello di Montalcino, la botte atta per il rosso di Montalcino, e se rimangono fuori quindi dai legni dei vini, quelli li declassiamo addirittura a vino da tavola, che vendiamo quindi sfusi al cliente giornaliero. Il nostro Brunello viene lasciato in botti di rovere di Slavonia per almeno 3 anni. Disciplinare prevede minimo 2 anni di rovere tipico. Noi lo teniamo alla maniera tradizionale per 3 anni. Il rosso di Montalcino invece lo passiamo sempre in botte circa 8-10 mesi e poi praticamente si può commercializzare.